Buongiorno, sono qui con l'ingegner Ezio Rendina, autore dell'opera, della bella opera sull'inquinamento acustico, che esamina i vari e complessi problemi di questo inquinamento acustico, quindi inquinamento da rumori. I rumori fanno parte, ormai della nostra vita, e però si tratta di vedere quando e come possono essere disciplinati. Noi fermeremo l'attenzione in questo colloquio su alcuni di questi problemi e inizio con quello che riguarda l'aspetto di fondo del rumore, cioè la cosiddetta tollerabilità, che è chiamata la normale tollerabilità. Chiedo all'ingegnere cosa si intende per tollerabilità normale. Grazie, domanda assolutamente ben posta. Forse conviene fare come una sorta di piccola storia. Allora, l'articolo 844 del codice civile, risalente agli anni 40, 42. 42, quindi nell'epoca in cui non esistevano modi per misurare il rumore, non esistevano i fonometri fondamentalmente, ha introdotto il giusto concetto che non è possibile disturbare oltre la normale tollerabilità altre persone con schiamazzi, rumori, strepiti di animali e quant'altro, cito un po' a memoria. Cosa succede? Che chiaramente questo articolo è stato scritto nella contingenza dell'epoca storica, appunto, e soprattutto tecnologica, nella quale non si poteva misurare il rumore. Cosa è successo nel frattempo? Che nei primi anni 70, all'epoca ricordo che esistevano dei fonometri analogici, cioè a lancetta. Ci fu pare, così dice la storia, una prima causa di rumore, pare i tribunali di Vigevano, tra un privato che alimentava il disturbo da un'attività produttiva prospiciente. E quindi si è rivolto al giudice dicendo questa attività produttiva è disturbante e quant'altro. Il giudice si è rivolto a un CTU, cioè un consulente tecnico d'ufficio, dicendogli: misurami il rumore di questa attività e dimmi se è vero che sia intollerabile o meno. Il CTU si è inventato, lì per lì, perché non esistevano precedenti, un metodo di lavoro che in sé è giusto, ma contiene anche dei grossi limiti. È giusto perché dice: la normale tollerabilità è dunque un rumore normalmente tollerabile, diciamo, è quel rumore che non supera il rumore di fondo di un quid che lui ha quantificato in 3 decibel. Quindi il concetto è: un rumore è tollerabile o intollerabile in funzione di come si discosta dal rumore di fondo. E va anche detto che lui all'epoca non poteva fare di meglio, cioè non esistevano gli analizzatori di spettro, cioè che analizzavano in frequenza il rumore, e soprattutto il 3 era un numero indicativo, in quanto, ripeto, un fonometro analogico, il mio primo fonometro era analogico. Se voi guardate, la lancetta continua a fare così, quindi è anche difficile stimare esattamente il valore, perché la lancetta si muove continuamente. E quindi ha dato 3. Il problema qual è stato? Che è stato preso in parola questo 3. Tradotto, come spesso accade, i giudici, nelle cause successive, ogni giudice richiama quello che ha detto il giudice precedente, e quindi questa prassi si è consolidata a tutti i livelli. Cosa succede? Succede che nella realtà dei fatti qualsiasi rumore udibile non è tollerabile. Se voi sentite un qualsiasi rumore a casa vostra, questo, se io vengo a misurarlo con il criterio indicato negli anni 70, non è misurabile. Attualmente il criterio Non qual è è tollerabile. per dare Sì. un'indicazione alle persone interessate a questa materia? Qual è il criterio attuale? Allora, la normale tollerabilità è un criterio che, come ho detto, è iniziato negli anni 70 e, io aggiungo, ahimè, tutt'oggi sopravvive. Nel frattempo, nel 1991, la legge, che ahimè non è scritta benissimo, ha introdotto il concetto del disturbo da rumore, DPCM 1 marzo 91, poi ribadito nel DPCM del 14-11-97, Scusi, mi interrompo. perdono, DCPM. di Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, Esatto. ok? E poi ribadito in altre leggi che poi vi cito. Questo decreto ragiona sempre così, ragiona sempre come differenza tra il rumore ambientale, cioè il rumore che io percepisco dove sento il disturbo, e il rumore residuo, che non è il rumore di fondo, cambiano alcune modalità di misura e se non sto a entrare nel dettaglio. E fissa un limite di 5 dB durante il giorno e 3 durante la notte.
Vi assicuro che noi addetti ai lavori sappiamo che se dobbiamo valutare che se uno strumento sonoro rispetti i limiti assoluti di immissione, emissione e differenziale, sappiamo che il differenziale è sempre più severo, ma almeno ha un minimum più di tolleranza rispetto alla normale tollerabilità. Quindi convivono questi due sistemi. Infine, poi c'è stata una legge successiva nel 2010 che è criptica, che dice sostanzialmente che non va applicata la tollerabilità, ma va applicata applicato il disturbo, e poi c'è stata da ultimo una legge di fine 2018 la quale introduce il concetto dell'accettabilità del rumore, quindi un'altra parola ancora, un altro sostantivo ancora, che di fatto è il disturbo da rumore. Quindi in sostanza ancora oggi convivono i due metodi di verifica. I giudici normalmente, per non assumersi, come dire, rischi o scelte, anche se a mio modesto avviso forse a loro potrebbe competere il dovere di fare una scelta, chiedono a CTU di verificare sia l'accettabilità che la tollerabilità. Questi sono problemi anche complessi e delicati di cui si parla attentamente in questo libro, che poi sarà proiettato e gli utenti lo potranno vedere. Ma volevo interpellare l'ingegnere su questi aspetti, perché il rumore può essere valutato da angoli visuali diversi. Quindi il rumore che sorge da un'attività imprenditoriale, dove c'è anche un'esigenza di lavoro, può avere forse alcune sfaccettature particolari. Il rumore, per esempio, nell'ambito di un condominio, presenta degli aspetti particolari. Nel suo libro lei svolge anche degli approfondimenti molto attenti sopra vari aspetti che ci possono essere di questo disturbo. Che i giudici come hanno valutato questi rumori nell'ambito di un condominio? Prendiamo qualche caso pratico. Sono stati particolarmente severi in ordine il vicino che tiene la radio, per esempio, molto alta, magari in ore notturne, disturbando il giusto riposo. Oppure ancora il vicino che ama molto gli animali e tiene in casa 3-4 cagnolini che litigano fra di loro e abbaiano. Ecco, tutto questo, in che modo ci si può difendere dal rumore che viene che supera la normale tollerabilità e che la persona non vorrebbe accettare, perché dice: io di notte voglio, per esempio, riposare. Certo, grazie. Allora, innanzitutto va detto che quando si convive in un condominium, cioè quando siamo in comune, no? E siamo comproprietari delle parti comuni, proprietari esclusivi delle nostre proprietà, faccio un piccolo excursus, in altre nazioni, per esempio in Svizzera, si è tutti comproprietari dell'edificio, con il diritto all'uso esclusivo di una porzione, ovvero di un appartamento, no? Quindi è ancora più un condominium. Dicevo, quando si vive in un condominio, il regolamento del condominio è a valore contrattuale. Il regolamento del condominio viene accettato sia dai proprietari che dagli inquilini, quindi non c'è nessuna differenza da quel punto di vista. Nel regolamento del condominio c'è sempre un articolo, che poi dipende dal codice civile, che più o meno dice questo: ognuno in casa propria è libero di fare quello che vuole, purché ciò che fa non vada a limitare la fruibilità degli altri appartamenti o delle parti comuni. Quindi è chiaro che se io ho la passione della batteria, mi metto a suonare due volte la batteria e non faccio dormire il condominio, io sto limitando gli altri nel loro diritto al sonno e al riposo. E questo è un principio. Poi naturalmente valgono le leggi che vi ho citato. Il problema qual è? Il problema è dimostrare questo genere di disturbo. La cosa è molto complessa. Diciamo che le varie cause che io ho seguito, alla fine le abbiamo sempre vinte fondamentalmente per stalking, cioè la persona responsabile di queste forti emissioni sonore, che fossero i cani, che fosse la sua musica in piena notte, perché lui era uno che se non sentiva la musica a tutto volume prima di addormentarsi non si addormentava. Queste persone, quando in un primo momento gli veniva fatto presente in modo civile: guarda che questo modo di fare non è, come dire, adeguato a un condominio, tipicamente dava delle risposte molto, diciamo, arroganti, e più si insisteva nel fargli presente che la sua condotta non era adeguata, e più lui dava delle risposte al limite della minaccia.
Ecco che a quel punto è stato più facile, come dire, fermare queste persone arrivando di lato piuttosto che arrivandoci direttamente. Certo, sono persone che tipicamente hanno dei problemi psicologici loro, che vanno a riversare sugli altri, e quindi è molto difficile prenderle, perché tendono a dare la colpa agli altri di in realtà problematiche loro, quindi è un argomento quasi più psicologico che tecnico. Comunque è un ricorso a giudice, quella strada, forse quella che ottiene maggiori risultati. Ah, certamente, sì, perché l'amministratore di condominio non ha responsabilità. L'amministratore di condominio il massimo che può fare è scrivere una lettera al condomino dicendo: guarda che altri tuoi condomini si lamentano che altro non può fare. Non può imporre? No, assolutamente no. Qualche condomino nel regolamento ha delle multe da applicare, poi bisogna vedere se le applicano, soprattutto se le pagano. Certamente. Certamente il ricorso al giudice. Certamente, ahimè, il ricorso al giudice, bisogna dimostrare la situazione, e lì noi tecnici possiamo venire incontro, in quanto ci sono delle tecniche specifiche di misura, perché se noi per ipotesi prendessimo un fonometro, lo mettessimo in casa della persona disturbata, lasciandolo lì tutta la notte, quando poi sappiamo che alle 2 di notte, faccio un esempio, il vicino attacca con la musica, poi occorre dimostrare che quel rumore che ha registrato il fonometro fosse del vicino e non da altre parti, e non magari dalla casa stessa, no? E quindi diciamo che in questo caso noi, tecnici competenti in acustica, ai sensi del DL42 del 2017, siamo di fatto in quei momenti pubblici ufficiali, cioè noi ci assumiamo la responsabilità, essendo presenti durante la misura, di dichiarare ogni singolo picco di rumore a cosa fosse dovuto. Quindi lo dichiariamo sotto la nostra responsabilità, a rischio e pericolo, nel senso che noi siamo iscritti a uno specifico elenco, per cui lavoriamo nel momento in cui, diciamo così, seguiamo la deontologia professionale. Nel momento in cui non la rispettiamo più, siamo esclusi dall'elenco, tradotto non lavoriamo più. Ecco che quindi, diciamo, certo, occorrono delle tecniche di misura. Il problema presenta degli aspetti nuovi quando tutto questo avviene nell'ambito di una comunità dove ci sono delle autorità amministrative che hanno rilasciato un'autorizzazione per svolgere una certa attività, per esempio esercizio commerciale, esercizio di somministrazione di cibi e bevande, esercizio di bar. Risulta che molte volte questi bar, per attirare clienti, usino sistemi musicali o altro che possono dar fastidio addirittura alle persone prospicienti alla piazza o alla via dove c'è questo bar. Non parliamo poi delle zone dove si svolge questa attività chiamata movida, che praticamente è una specie di festa non silenziosa. Non silenziosa. In questo caso, come si svolge la difesa? Vediamo il problema dal punto di vista della persona che è disturbata da questi rumori. Deve rivolgersi al sindaco del comune o invece deve andare direttamente dal giudice? Qual è il suggerimento che un esperto come lei può dare? Domanda estremamente complessa. Allora, diciamo che tanto per cambiare esistono sentenze differenti. Perché il ragionamento qual è? Allora, certamente un singolo esercizio commerciale è responsabile delle emissioni sonore che produce l'esercizio in sé, quindi la musica, l'impianto di trattamento aria, le cappe e tutto quello che poi i frigoriferi, perché spesso, non spesso, i frigoriferi professionali hanno motori esterni, non sono come quelli di casa nostra, hanno il motore, diciamo, sul retro, no? Anche quelli essendo esterni fanno rumore. Quindi certamente il pubblico esercizio risponde delle emissioni sonore dovute a questo, ai piatti che si lavano, che si picchiano, ai tavoli che si spostano durante le pulizie, ma è dovuto anche, è responsabile anche il pubblico esercizio, questo è fondamentale, anche alle emissioni sonore che fanno i suoi clienti all'interno del locale e nelle sue immediate vicinanze. Quindi sul marciapiede dove sono stati collocati dei tavolini. Esattamente. Il problema qual è però? Che se Comune di Brescia, cito un caso che è citato anche nel libro con tanto di sentenza, Comune di Brescia, e non è certo l'unico comune in Italia, decide di concedere su quella via un discreto numero, un certo numero di licenze commerciali per bar fondamentalmente, con apertura serale, notturna. Quindi nel momento che io mi trovo 2, 3, 4, 5, 10 bar, o Milano su Navigli 30 bar uno di fila all'altro, non è più facile, non è più possibile di discernere se il cliente che è fuori, che urla con la birra in mano, perché sto facendo dei casi reali frequentissimi,
è un cliente del bar A o del bar B. Certo. Ma a quel punto, e questo lo dice una sentenza, è colpa del comune che ha concesso un'eccessiva concentrazione di pubblici esercizi con apertura notturna e che sono tipicamente portati a creare un inquinamento acustico al di fuori dell'esercizio stesso, tradotto sulla via magari pedonalizzata, perché tipicamente la movida è in vie pedonali. Certo, ecco, quindi il comune ha pedonalizzato la via, il comune ha dato tantissime licenze in quella via, quindi come è normale che sia, diciamo così, la gioventù va lì a festeggiare, diciamo festeggiare più o meno educatamente la loro gioia di essere adolescenti. Ecco che allora in questo caso è stato condannato anche il comune di Brescia a rispondere di questa diciamo disinvoltura o mancanza di pianificazione, per essere più precisi, delle licenze commerciali. Da ultimo vanno segnalati alcuni casi meritevoli, se ricordo bene Bologna e Torino, dove le associazioni dei commercianti hanno compreso che non si può più fare un certo gioco, che ora vi dico, ma bisogna puntare sul medio o lungo periodo, e quindi si sono dati un regolamento. Ecco, questo è molto importante. Un regolamento di pacifica convivenza con la cittadinanza. Questo è il vero passo in più, perché il passo che è il modus operandi che attualmente è molto presente nelle città italiane, anzi è assolutamente preponderante, è che l'esercizio commerciale tira avanti il più possibile subendo denunce, sospensioni temporanee di licenza, eccetera, eccetera. Quando proprio non può più andare avanti, viene bloccato, cede la licenza a un'altra società, che quasi sempre è sempre la stessa persona che di fatto c'è dietro, con cui si ricomincia da zero tutto l'iter, che dura 1, 2, 3 anni e poi ricomincia avanti così. Questi sono gli aspetti, come dire, negativi, ma come suggerimento per la difesa di qualche persona, quindi la strada non soltanto della indicazione o della istanza amministrativa o del ricorso o della segnalazione, sì, alle autorità comunali, perché magari facciano anche loro un regolamento che disciplini questi aspetti, ma in certo senso la strada migliore per la difesa è quella del ricorso al giudice. Sì, i ricorsi al giudice possono essere di due tipi, di tipo civile e di tipo penale. Certo. Nel momento in cui noi abbiamo, diciamo, almeno, questo è spiegato bene nel libro, almeno 4 persone che si dichiarano disturbate, possono anche, diciamo, provarlo, disturbate da questo disturbo, si va in violazione dell'articolo 459 del codice di procedura penale, e quindi è una denuncia in procura della Repubblica. Certo. E quindi è una cosa grave, è un penale. Parallelamente si può anche procedere in ambito civile o subito dopo, insomma, secondo come va la causa penale, appunto per violazione dell'articolo 844 del codice civile, sì, quindi, esatto, sì. Esatto. E poi naturalmente per la violazione delle leggi dello Stato, che nel caso specifico è il DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/1997, e poi, prego, c'è la legge dello Stato che dà una specie di delega al Presidente del Consiglio dei Ministri perché emani lui un decreto, come è stato fatto. Esattamente. Quindi no? C'è questa catena che lega assieme legge dello Stato e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho visto anche che c'è la complicazione delle leggi regionali. Ah, certo, ma che intervengono anch'esse e che devono armonizzare da un lato con le leggi dello Stato e con le altre leggi. Comunque, per tornare e per concludere un po', sì, questa nostra chiacchierata, quindi il ricorso più blando, chiamiamo così, civile, è necessario e importante. Quello penale, che coinvolge anche problemi penali con tutti i risvolti che ci sono, forse converrebbe attendere un momento prima di procedere. Tutto questo è bene illustrato anche, o anche il ricorso anche nel libro. Semplicemente al comune, no? Quindi a quel punto, nel momento in cui un condominio o una famiglia fa ricorso al comune, non fa nessuna causa, a quel punto è un problema tra il comune, certo, e il soggetto che fa rumore, che produce rumore. A quel punto non è una causa, è un semplice esposto. Un esposto. È un esposto, okay, che si fa al comune, però va fatto in un certo modo, perché anche una volta, certo, anche lì il funzionario comunale, se è messo nella condizione di non poterlo ignorare, altrimenti risponde per omissione dati d'ufficio, deve procedere. Ma se l'esposto non è fatto nel modo giusto, il funzionario può, diciamo, in qualche modo ignorarlo e quindi muore lì. Bene, quindi noi abbiamo oggi fatto una presentazione, intanto di questo ottimo libro, che esamina
tutta una serie di problemi. Ripeto quello che ho detto prima, il problema dell'inquinamento acustico non è una cosa unitaria, presenta tante sfaccettature come un poliedro e bisogna tener conto di tutte queste per poter avere poi una visione d'insieme e per proteggere la propria tranquillità e la propria serenità, specie notturna. Specie notturna. Bene, ringrazio l'ingegnere. Grazie. E concludiamo con questo la nostra chiacchierata. Arrivederci a tutti.